Torniamo alla Giunti, alla libreria Giunti al punto di Campobasso. Il nostro ospite di Effetto Libri oggi è Alessandro Corropoli. Alessandro è un amico, è un giornalista freelance e si occupa anche di problemi sociali. È un educatore, è stato per tanto tempo e ancora lo è un operatore nel campo del sociale. E oltre a questo, insomma, è anche uno scrittore ed un poeta. Ha scritto dei libri di poesie molto interessanti e molto belli. Alessandro, io ti ringrazio per questa tua presenza. Qua parliamo di libri, parliamo di effetto libri, dell'effetto che può fare un libro, no? Quindi è come una sorta di percorso terapeutico, no? Per tanti di noi, devo dire. Ecco, io ti ho voluto con me oggi per, ecco, parlare dei tuoi libri, di quelli che sono stati importanti per te nel corso della vita, di quelli che lo sono ancora, no? E un po' il tuo rapporto generale col mondo della lettura e col mondo della carta stampata, tra l'altro, perché comunque io ricordo questa tua professione di giornalista, oltretutto. Intanto grazie per avermi invitato, Giuseppe, è un piacere essere qui e spero insomma nel mio piccolo di portare un contributo fattivo alla trasmissione e anche ai telespettatori che avranno l'onore e il piacere di guardarci, insomma. Il mio rapporto con i libri è iniziato un po' tardi perché la mia prima vera passione sono stati i quotidiani. Faccio una piccolissima premessa. La mia infanzia si è suddivisa in due parti. Io ho avuto una prima parte di infanzia vissuta in Germania. A una certa età, a 7 anni, sono tornato in Italia e avevo questa urgenza di migliorare il mio italiano anche a livello scolastico, ma soprattutto a livello sociale e di interazione con i miei coetanei. Ho avuto la fortuna di avere un vicino di casa, un ex sindaco, un ex partigiano, passato da un po' di anni Io a miglior vorrei vita. Di ricordare che tu sei di Portocannone, diamo Portocannone, sì. insomma pure il senso Passato a miglior geografico. vita che mi ha aiutato a migliorare la lettura e quindi anche la comprensione stessa dell'italiano, iniziando a leggere le rubriche sportive e culturali dell'allora Unità. E ti parlo di metà anni 80, quindi tra l'84 e l'86. Quindi diciamo il mio svezzamento verso la lettura italiana vera è stata attraverso il quotidiano e questa passione dei giornali me la porto ancora oggi avanti. Forse sono uno dei pochi che si fa la Che mazzetta, la ancora c'è. famosa mazzetta dei giornali la mattina. E quindi il rapporto vero con i libri, se si esclude il libro scolastico, è arrivato tardi, secondo me. Poi magari l'età è quella lì. Però è arrivata e mi ricordo di questo episodio, del mio primo libro che ho acquistato, è un saggio di Mario Capanna del 1996, Il fiume della prepotenza. Vedevo, non so se ti ricordi, all'epoca c'era una trasmissione su Telemonte Carlo, i Roxy Bar di Red Ronnie. Era un po' trasgressivo per noi che vivevamo comunque in un contesto sociale dove la cultura, la musica erano un po' messe Sotto sotto osservazione, osservazione, comunque in secondo piano rispetto alle ah, grandi città e certo, rispetto al beh, sì, movimento è vero. che c'era nel resto d'Italia. E capitò, ero uno spettatore, come dire, assiduo di questa trasmissione, e capitò Mario Capanna che presentò questo libro. Rimasi affascinato dalla presentazione e andai a comprarlo. È un saggio storico, che descrive, partendo un po' dagli albori della civiltà, la società fino alla caduta del muro di Berlino. Quindi, molto interessante. Mario Capanna ovviamente ha una sua visione storica, un ex leader sessantottino, quindi ha una visione ben marcata, però c'è una frase su quel libro che io mi riporto dietro ed è una frase di Eraclito: più che un incendio bisogna spegnere la prepotenza, ed è di un'attualità straordinaria, è di un'attualità straordinaria. Da lì
partì il mio rapporto con i libri e poi nel tempo questi sono aumentati a dismisura tra gli scaffali della mia casa, insomma, e quindi ho iniziato a leggere in maniera assidua e ne sono arrivati tantissimi altri. Se devo metterli, diciamo, in ordine di importanza, ma più che in ordine di importanza, diciamo, in ordine di sentimento, perché ogni libro che si legge è importante, anche quello che può sembrare più banale, è importante perché ti porta a qualcosa, quindi diciamo in ordine di sentimenti. Io li suddivido per competenza, e per competenza intendo di quello che poi faccio nella vita. Quindi ci sono dei libri che giornalisticamente parlando sono molto affezionato perché mi hanno aiutato molto anche nella professione, e ci sono libri, romanzi, che mi hanno aiutato molto anche nella comprensione della vita di tutti i giorni. Se devo partire da quelli, diciamo, a livello professionale, quindi giornalistici, io direi che il più importante è è il libro di Daniele Mastrogiacomo. Daniele Mastrogiacomo era ed è ancora tuttora un collaboratore di Repubblica, ma all'epoca era un inviato sempre di Repubblica in Afghanistan. Lui fu rapito dai talebani, quindi parliamo del periodo della guerra in Afghanistan, e dopo la scarcerazione e altro scrisse un libro riguardante la sua detenzione. Ma non è il classico libro dove c'è questo dove viene descritta la detenzione in quanto tale, ma è un viaggio all'interno dell'Afghanistan, perché nella sua sfortuna di essere rapito, lui è stato tenuto in detenzione non in una cella o comunque in un posto unico, ma veniva spostato a scadenze determinate in vari posti. E questo, oltre ad essere un libro di denuncia, ma è un libro dove si descrive un paesaggio fantastico, e io immagino e penso a Mastrogiacomo mentre lo scrive, no? Cioè avere quella lucidità e freddezza di descrivere determinati posti, determinati luoghi, e associare lo suo stato d'animo come prigioniero, e allo stesso tempo descrive i sentimenti, appunto, da prigioniero che vive in quel periodo. Quindi questo è un primo libro, e si intitola I giorni della paura, ed è un libro meraviglioso perché è allo stesso tempo un romanzo, è un diario personale, ma ci trovi anche, come dire, luoghi, tra virgolette, da poter andare a visitare, quindi potrebbe essere anche un... Nonostante fosse un luogo come lo è tutto. Era una prigionia, per lui era comunque un periodo di prigionia. Secondo libro molto importante ed è attualissimo, è di Alessandro Leogrande, scomparso un annetto fa, intellettuale, giornalista, scrittore di Taranto, pugliese, coetaneo in questo caso mio, Uomini e Caporali. È un'inchiesta fatta sul campo e lui descrive praticamente il rapporto che c'è sui campi nella raccolta dei pomodori, quindi questo è il rapporto che c'è tra gli immigrati e i loro padroni, e l'intermediario che solitamente è il caporale, così definito, perché insomma lavora per conto del padrone, e molte volte è lo stesso, come dire, ha la stessa nazionalità dello sfruttato, e quindi diciamo c'è uno sfruttamento. Fa da tramite, naturalmente, in modo anche abbastanza delinquenziale. E lui parte da una denuncia fatta da alcuni lavoratori bulgari, e costruisce un mondo da dove poi sono partite diverse inchieste parlamentari e denunce. Terzo ed ultimo libro a livello giornalistico che ha una sua valenza, secondo me, importante per chi affronta e ha voglia di iniziare a fare giornalismo d'inchiesta, è Bilal di Fabrizio Gatti. Fabrizio Gatti è un inviato dell'Espresso,
oltre a scrivere per il gruppo Repubblica, insomma, Espresso. E lui si immedesima un immigrato, quindi fa il viaggio al va in Africa e fa in pratica il profugo. Parte e si sostituisce e fa tutto un percorso fino ad arrivare ai famosi centri di detenzione in Libia, si fa la traversata in Mediterraneo. E in questo percorso lui ha questo suo diario che sostanzialmente poi diventa anche questo, come Mastro Giacomo, una sorta di romanzo, e descrive quello che un essere umano affronta per migliorare il proprio percorso e per dare una svolta nel proprio percorso vita. Quindi questi sono i Alessandro, miei tre libri base da cui certo. partire e che hanno influenzato, diciamo, anche il mio modo di scrivere a livello giornalistico. Cioè, sono libri che raccontano delle storie dal punto di vista giornalistico molto Particolare. particolare, cioè due sono dei romanzi verità, una volta si chiamavano così, insomma, il senso dell'inchiesta, il fatto di poterti spacciare per un immigrato per vedere il tipo di reazione, no? E l'altro, insomma, entrare in un contesto che è molto discutibile oggi, che è quello che sussiste ancora, quello del caporalato, insomma, voglio dire, dove ti accorgi che, ne lo so, che le lotte di Vittorio, per esempio, nel Foggiano non sono mai terminate, insomma, anzi, piuttosto si sono accentuate per tanti versi. Quindi diciamo che il tuo percorso di vicinanza da quelli che sono i libri, sono degli scritti di perfezionamento dal quotidiano. Questo da un punto di vista prettamente professionale, poi c'è quello, Professionale, diciamo, certo. come hobby di lettura, che spaziano Però molto. restiamo per un attimo Sì, su questo prego. aspetto, perché quello che mi interessava, come dire, chiederti era proprio questo, no? Cioè, che cosa è significato per te tutto quanto questo rispetto alla professione odierna, no? Di essere giornalista freelance, no? Ma hai collaborato con molte Sì, testate sì. principalmente. Ecco, che cosa è significato quando, e questo è proprio il punto di domanda, quando poi ti accorgi che nella dimensione dell'inchiesta cosiddetta c'è una difficoltà di fondo, io ti dico qual è la difficoltà di fondo, tu la sai meglio di me, però facciamola un po', come dire, anche comprendere ai nostri telespettatori in questo momento, cioè che è quella di una copertura legale che non sempre viene Vero. perché la denuncia è È all'ordine facile, del giorno. è all'ordine del giorno ed è una denuncia dove, ecco, non esiste più quel meccanismo che una volta le cose che denunciava un giornalista venivano, come dire, guardate dal giudice, no? Del caso in quel momento di competenza per vedere se tu, giornalista, dicevi la verità o il Meno. falso, ma oramai, insomma, la funzione è quella del danno che tu crei, no? Sì. Un articolo può creare un danno perché, che ne so, il colpito, ecco, tra virgolette, in quel momento non dorme più. E allora il giudice, spesso e volentieri, anche se quella cosa probabilmente è vera, andrà a stabilire un risarcimento. Ecco, non sempre i giornalisti sono in grado di poter pagare Vero. i risarcimenti, non sempre le assicurazioni riescono poi a coprire realmente quello che è un rischio molto forte e non sempre le case editrici sono in grado di poter fornire i legali. Ecco, come hai vissuto tutto quanto questo quando, per esempio, hai voluto ripetere un po' qualche esperimento da questo punto di vista. Oddio, è una domanda bella, a cui è, non dico difficile rispondere, ma complicato, perché bisogna anche qui fare una piccola premessa. Tu hai fatto una serie di, hai messo in fila una serie di punti e, come dire, di criticità. Per cui il giornalismo d'inchiesta non conviene farlo sostanzialmente, perché la realtà è questa. Cioè, E a questo che è aggiungo, pericoloso molto a pericoloso, prescindere dal fatto che tu vai a coprire. io a questo aggiungo che molto spesso gli stessi editori sconsigliano di farlo o quantomeno non lo avvallano.
e questo è molto dequalificante, a prescindere poi se arriva la querela, giusta o sbagliata che sia, se sia temeraria o meno, perché il più delle volte sono querele temerarie. Sono delle richieste di risarcimento, quindi da un punto di vista civile, non tanto penale, con delle somme sproporzionate, il tutto per ridimensionare e quindi mettere paura, diciamo, al giornale, al giornalista e a una categoria e a una professione. Come l'ho vissuta io? Io ho avuto, devo dire la verità, io ho avuto sempre la fortuna di avere un direttore e anche un editore che ha sempre apprezzato i lavori che ho proposto e poi ho fatto. Certo, non sempre, purtroppo, quando si fa il giornalismo d'inchiesta, non sempre quello a cui si pensa i risultati da raggiungere, cioè la notizia in sé, non sempre poi ne vale il lavoro fatto. Quindi spesso è capitato che su un determinato argomento si è lavorato per un X giorni, un tot di giorni, poi alla fine non si è fatto nulla, quindi spesso c'è anche questo Di inghippo. sprecare del Io tempo. personalmente ho avuto la fortuna di essermi creato, dico fortuna perché è molto difficile, una rete di contatti, perché se non ti crei una rete di contatti che ti portano informazioni, che poi quelle stesse informazioni possono essere verificate e quindi avere una loro veriticità, non possiamo, no, non puoi fare il giornalismo d'inchiesta perché, esempio banale, è vero che ci sono, nel caso della politica, è vero che ci sono delibere e altro, però se si vuole fare un lavoro di inchiesta forte bisogna andare oltre quello che è il deliberato del palazzo, quindi del consiglio regionale piuttosto che di un consiglio comunale, quindi andare oltre e cercare di capire quali sono gli intrecci che hanno portato a quel tipo di deliberato e per arrivare a quella soluzione, a quelle parole scritte, perché poi una cosa è dirle, ma scriverle e metterci una firma sotto, quindi per noi la firma è la faccia, bisogna fare delle verifiche importanti. E nonostante ciò, spesso e volentieri, come giri l'angolo, ti trovi la querela così Ti ho detto servita. perché ti ho fatto questo tipo di percorso, perché ecco, noi voglio dire ce lo possiamo permettere di farlo, nel senso di fare un discorso simile, perché andiamo a vedere che ecco, i due lavori che tu hai citato, che sono dei lavori importanti, no? Uno riguarda l'Afghanistan, riguarda una questione sulla propria pelle, quindi è un diario di bordo, possiamo dire, di una prigionia e quindi diventa di difficile quantificazione, perché io sono il protagonista, ecco, in quel caso lo scrittore. Dall'altra ci sta l'altro lavoro che è l'immigrazione, quindi ecco, i migranti, no, ti sostituisci e fai. Ecco, non, la difficoltà è quella di operare una inchiesta ben precisa in Italia. Io mi sto accorgendo di una cosa molto particolare, che molti denunciano. Le denunciano sui social con dei profili falsi, no? Con dei Sì, purtroppo profili che no, dove non ci possono mettere la anche faccia. in Molise adesso è, ad Esatto. esempio, sul Certo. social più famoso, quello che utilizziamo di Certo, più tutti, su su Facebook, possiamo dirlo, Facebook, sì, su Facebook, sì, si può dire, ci sono certo. una serie di account con dei nomi stravaganti che fanno determinate denunce. Certo. Non entro nel merito No, di ma neanche queste, non io entro nel merito di queste, dico cioè però possono essere è giuste, probabilmente. È probabile che, come dire, che sia quasi un'esigenza quella di non poterlo, perché nel momento in cui lo vai a fare, ecco, ti ritrovi in un mare di guai è e chiaro. quello che tu volevi far di bene diventa un male su te stesso, per Però capirci. penso Ecco. anche, perdonami, penso anche che, almeno per quanto mi riguarda, dopo un determinato numero di anni che fai questo, specifico lavoro nel mondo del Certo, giornalismo, sì. sei consapevole che tu Certo. fai un lavoro per andare a toccare determinate corde Sono e quindi, d'accordo. hai, Tutt'al come più dire, le mentalmente ti tocchi, aspetti che certo, sì, sono d'accordo con te, ti aspetti quello che tu fai. bisogna anche dire questo. Passiamo ad altro, Sì. cioè tanto voglio dire, il senso della partenza c'è stata, no? Questo è quello che tu poi
fa parte del tuo rapporto con, sì, con la professione, professione, con quello che fai normalmente ogni giorno. Poi insomma ci sta, come dire, il diletto per la cultura, sì, e la cultura quello... per il diletto, come si suol dire. Io ho avuto una specie di folgorazione gli ultimi 2 anni delle superiori. Noi abbiamo avuto un insegnante di italiano. Ho fatto un istituto tecnico, quindi in un istituto tecnico trovare un insegnante di italiano a modo era molto molto difficile, il liceo classico piuttosto che altre scuole. Lui era praticamente una sorta di tutto, di tuttologo della letteratura. E mi ha introdotto in questo mondo, diciamo, in questo mondo, a partire, diciamo, dai poeti e scrittori italiani che si studiano in quel periodo, quindi passo, che so, penso a Leopardi, a Foscolo, la Divina Commedia, Alessandro Manzoni e via discorrendo, tutti gli altri, a elevarmi e nella mia ricerca, nella mia curiosità, che poi anche la curiosità, adesso torno un Sì, attimo a sì. prima, è come dire il sale del nostro mestiere. E a scoprire quella che è la letteratura americana, quindi la Beat Generation, Gio Fante, scopri Fernanda Pivano, scopri Kerouac, scopri Bukowski, scopri un mondo e lì ne rimani affascinato perché leggi e ti immedesimi in storie che potrebbero essere anche le tue. Certo, sì. E Diciamo tutta la Beat Generation. secondo me è straordinario quel Ginsberg, la poesia di Ginsberg, cioè Esatto. dove E si confrontano mondi. quanto poi riporti ha portato questa frequentazione, possiamo dire così, sulla tua produzione non giornalistica, in questo caso letteraria? Sì, molto, molto influenzato da Bukowski in primis e da Fante in qualche modo, perché nei miei ho scritto 2 libricini di poesie, nulla di eccezionale, però ovviamente non sono raccolte poetiche dalla rima baciata, sono delle storie messe in versi e fondamentalmente sia Fante, ma a maggior ragione Bukowski, raccontavano il loro vissuto. Erano praticamente delle prose, più che delle poesie, in questo caso di Bukowski, dove veniva raccontato e narrato il quotidiano. In qualche modo sono quelle che ho, quello che ho fatto io, nei miei viaggi, nei miei, come dire, passaggi quotidiani. Quindi hai raccontato, come dire, hai raccontato te stesso Sì. rispetto a quello che potevano essere anche, prendendo anche Sì, le come dire, le intuizioni, le vicinanze. vicinanze, ecco, con Sì. queste persone che tra l'altro operavano in un'altra parte di mondo, ecco, possiamo dire così, parlavano di altre cose che, guarda caso, però a un certo punto in poi sembra che siano state condivise anche nella nostra Europa e quindi in Italia. Siamo alla fine, siamo verso la fine, allora io ti invito alla presentazione di un tuo consiglio. Ecco, i Sì. Sì. nostri telespettatori si aspettano sempre a questo punto la presentazione di una sorta di consiglio per gli acquisti. Allora, io presento, credo che il libro sia stato presentato anche qua qualche tempo fa, Nella setta, il libro di Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni. Carmine Gazzanni è un nostro corregionale di Isernia, anche se lavora ormai su scala nazionale. È un bellissimo libro di inchiesta che parla di persone finite nelle sette. Che può sembrare nel 2020 qualcosa di, come dire, come dire, Di di particolarmente particolare, di lontano, particolarmente, sembra bravo, una di cosa particolarmente medievale, medievale, forse. lontano, e invece ci sono delle sette Ci vere e sono proprie delle e delle sette. persone che vengono soggiogate, a cui viene tolto di tutto. Eh E sì, anche sì, a finiscono partire in dalla rovina. volontà. È un libro facile da leggere, una lettura molto educata, fresca, pulita, ti coinvolge, merita di essere letto.
perché è, come dice qui, è un'Italia che esiste ma che non si vede. E averne conoscenza è un bene per tutti. Bene, io invece presento l'ultimo libro di Antonio Manzini. Antonio Manzini è famoso un po' per la creazione di Rocco Schiavone, no? Il personaggio, questo commissario romano che è stato mandato ad Aosta. Ecco, l'ultimo libro si chiama l'amore, l'amore, ed è edito come sempre da Sellerio, come quasi tutti i libri di Manzini. Ecco, il mio consiglio è questo bel libro di Antonio Manzini. Alessandro, noi prima di salutarci c'è un piccolo regalo che le ragazze della Giunti, no, rivolgono ai nostri ospiti, è l'agenda del 2020, no? Siamo agli inizi di quest'anno, insomma, ci vuoi appuntare i tuoi pensieri, ecco, ricordando. Grazie tanto. Noi finiamo qua. Ci risentiamo e ci incontriamo sul campo, sì, no? Attraverso i pezzi giornalistici, ma anche, come dire, attraverso le iniziative che comunque frequentiamo entrambi. Grazie Alessandro Golopoli. Grazie a te. E grazie ai nostri telespettatori. A presto.